E cos'è la medicina narrativa? Si potrebbe dire che la medicina narrativa sia la medicina stessa. È impossibile, infatti, immaginare la medicina e il rapporto tra medico e paziente senza immaginare un processo di narrazione. E la narrazione consiste nel raccontare, ma consiste anche nell'ascoltare, perché senza l'ascolto è difficile che possa nascere una narrazione. Certamente esiste la narrazione interiore, ma non è questo il caso della medicina. La medicina si basa sul rapporto con l'altro ed è l'altro che ci permette di raccontare. Quindi la vita del medico, ogni sua attività quotidiana, non è altro che un processo narrativo. Il medico che interagisce col proprio paziente, che non guarda semplicemente uno strumento, che chiede semplicemente al suo paziente come sta, compie un atto narrativo e quest'atto narrativo poi può essere trasmesso utilizzando un linguaggio. Naturalmente possiamo utilizzare un linguaggio di tipo complesso, di tipo sofisticato, di tipo tecnico, che serve a relazionarci con altri medici, con altri addetti al settore della sanità. Ma se invece scegliamo di usare un linguaggio comune, un linguaggio percepibile più facilmente dalle persone, compiamo un gesto narrativo che può trasformarsi in un racconto. E questo spiega perché tanti medici sono stati scrittori e scrittori importanti. Pensiamo ad esempio a Chekhov, pensiamo a Bulgakov, per dire soltanto due grandi scrittori della tradizione russa. Ma nel campo italiano mi viene ad esempio in mente il grande Mario Tobino, che ha fatto tutta la vita il primario di psichiatria in un ospedale della Lucchesia. Quindi la medicina narrativa fa parte della componente di formazione, di pratica del medico e andrebbe insegnata fin dagli ultimi anni dell'università agli studenti. E anche fatta percepire ai pazienti come una possibilità che loro hanno, raccontandosi, di generare un processo virtuoso tra medico e paziente.